Collegando a questa nuova puntata di Protagonisti e Territori insieme oltre la crisi, questo nuovo format lanciato da Artes. Stiamo per iniziare questa nuova puntata che riguarda l'extraalberghiero e quindi come provare a ad affrontare e a superare la crisi sempre attraverso un lavoro di collaborazione, di relazione e professionalità e quindi innalzare il livello dell'offerta italiana per superare la crisi. Allora, prima di tutto mi presento, io sono Rita Covello e molti di voi forse mi hanno visto in qualche altra puntata di queste trasmissioni, sono una social test, quindi una sostenitrice del turismo esperienziale professionale, vivo a Sorrento e lavoro nel turismo da oltre 20 anni. Sono inoltre titolare di una società che si occupa di incoming e come property manager gestisco alcune strutture extraalberghiere, dando anche un servizio di personal concierge proprio legato alle esperienze. Quindi oggi abbiamo qui due ospiti che sono due specialisti e tecnici del settore ai quali porrò delle domande e che quindi ci aiuteranno a capire cosa possiamo fare per distinguerci, per alzare il livello della nostra offerta e creare un circolo virtuoso che ci faccia superare insieme la crisi. Abbiamo con noi Karin Venneri, eccola, ciao Karin. Ciao. Karin Venneri rappresenta la società Wonderful Italy. Karin è un ingegnere gestionale con un master in digital marketing e comunicazione. In realtà è una grande appassionata di innovazione digitale. Nella sua carriera ha collaborato alla fondazione di un paio di startup nel settore turistico. Poi ha lavorato per un operatore in camion italiano e oggi invece è Strategy and Sales Director per questa giovane realtà, quindi una startup del travel tech che è Wonderful Italy. Wonderful Italy in realtà si occupa di property management, ma anche di esperienziale, per questo Karin è la nostra esperta. In più, Karin, che è un vulcano, è anche dalla primavera del 2018 la presidentessa dell'Associazione Startup Turismo Italia. Insieme a Karin abbiamo Danilo Beltrante. Ciao Danilo. Danilo è un imprenditore, è titolare del franchising Family Apartments ed è anche e soprattutto vorrei dire, forse è più conosciuto sotto questo aspetto, come direttore della Business School Vivere di Turismo. Questa Business School ha come obiettivo quello di aiutare i proprietari, i property manager e tutti gli imprenditori dell'extraalberghiero a trovare clienti, a massimizzare e migliorare il profitto della propria attività, però con un'attenzione anche al benessere delle persone e quindi dando il giusto equilibrio tra quello che è il lavoro e anche la vita personale, i rapporti tra le persone, quindi non solo profitto, ma mettiamo insieme anche la centralità delle persone. E cos'altro dire? Danilo è un innamorato dell'Italia e crede fermamente che il settore extraalberghiero possa essere una leva per rilanciare l'economia del paese. Quindi cominciamo subito e allora diciamo che il settore extraalberghiero è un settore molto variegato e anche disomogeneo, quindi con extraalberghiero si mette dentro un po' tutto. Spesso vediamo che chi ci lavora proviene da una formazione e da delle attività che non sono legate al ricettivo, quindi crea da solo una propria professionalità basandosi soprattutto su quelle che sono le proprie aspettative e su quello che può essere diciamo il confronto con altre persone. Però a volte non sempre corrispondono con quello che richiede il mercato e quindi spesso non hanno nemmeno gli strumenti corretti per sviluppare e consolidare l'attività. Cosa succede? Se il mercato va in crisi, per un qualunque motivo, queste persone rischiano di trovarsi spiazzate.
Ora, nel caso estremo della crisi da Covid che stiamo vivendo tutti, ovviamente spiazzati ci siamo trovati tutti, non è che... Però, anche perché è molto difficile trovare dei modelli e degli strumenti che ci possano far immaginare, capire e supporre cosa fare e come sarà il futuro. Però sicuramente chi ha esperienza, chi ha professionalità, chi investe in innovazione, in collaborazione e relazione può attivare delle buone pratiche, aumentare la propria specializzazione e prepararsi quindi a un nuovo turismo, perché sicuramente sarà un nuovo turismo, e insieme superare la crisi. Altra cosa importante, spesso quando sentiamo parlare di innovazione, soprattutto in questo settore, tendiamo a circoscrivere l'innovazione alla parte digitale. Va benissimo, la parte digitale è la base su cui si lavora, oggi non si può fare senza, diciamo un po' le fondamenta su cui costruire l'attività extraalberghiera, ma noi oggi vogliamo invece portare l'attenzione sull'innovazione di processo e l'innovazione di prodotto. Quindi l'importanza della struttura extraalberghiera nella promozione delle esperienze agli ospiti, intendendo come esperienza anche l'accoglienza stessa che viene fatta all'interno della struttura, perché sappiamo benissimo che il rapporto che si crea tra chi ospita e chi viene ospitato è un rapporto emozionale, è un rapporto di familiarità, di unicità. E dall'altra parte l'importanza di avere un'identità precisa sul mercato, quindi di lavorare secondo dei criteri professionali, una conoscenza approfondita del territorio in cui si opera, dove si devono creare collaborazioni, e una forte formazione professionale che aiuti a creare un processo qualitativamente elevato, che può essere anche ripetibile, perché questa è la cosa importante, cioè qualità, ma anche un processo ripetibile, e quindi innovazione di processo. E così possiamo cercare di creare questo circolo virtuoso per uscire dalla crisi. Allora, io comincerei con le domande, faremo una domanda a cui risponderanno a turno Danilo e Karin. E poi, se ci sono domande dal pubblico o voi volete aggiungere altro, avremo un po' di tempo per questo. Allora, cominciamo con un po', come dire, la madre di tutte le domande per chi in genere lavora nell'extalberghiero. Lo era prima, lo è ancora di più oggi, cioè meglio appoggiarsi ai grandi portali o privilegiare degli intermediari, diciamo, che lavorano in modo più sartoriale, e farlo in che modo? Diciamo, ora con questa crisi è ancora più importante capire come e con chi collaborare. Darei prima la parola per cavalleria a Karin e poi a Sì, Danilo, prego. ma allora, portali sì, assolutamente. Io sono una fan di tutto quello che ha creato questo business, perché voglio dire, Airbnb di fatto è un portale, è un marketplace, ma senza Airbnb l'extalberghiero non sarebbe quello che è oggi. Per cui i portali sono assolutamente uno dei canali per acquisire clienti, sono fondamentali soprattutto in una fase proprio di start-upping, in cui tu non hai la forza e la capacità anche proprio di liquidità di acquisire clienti da solo, e, per cui il portale serve proprio a quello. Qual è l'altro elemento? È fare un buon uso dei portali, nel senso che i portali sono quelli che appunto ti portano il cliente, però poi il cliente deve essere tuo e quindi le informazioni del cliente tu le devi conservare, valorizzare e utilizzare poi per fare post marketing e quindi aumentare quelle che è la fidelizzazione dei clienti. Quindi in generale sui portali assolutamente sì, e sfido e vedo con occhio un po' critico tutti quelli che dicono chiudiamo Booking, non, voglio lavorare senza Booking, cioè, è anche sbagliato. Il giusto sta nel mezzo e nel mix dei canali distributivi. L'altro elemento è che non ci sono solo i portali, quindi ci sono tanti altri canali di acquisizione dei clienti. Il messaggio che mi sento di dire è che i canali dipendono da che prodotto hai, quindi studia bene che prodotto hai e sulla base del tuo prodotto vai a fare scouting e a indirizzare il tuo sforzo commerciale in determinato modo. Parlo in maniera semplice: se tu hai un prodotto ville, ci sono dei portali e dei canali anche offline di boutique tailor-made dedicati a quel prodotto. È impensabile che se tu hai un prodotto budget apartment, che è un prodotto di tutto rispetto, anzi quello che fa i grandi volumi, pretendi di poter vendere e distribuire in canali che non sono adeguati, perché non c'è un match tra offerta e domanda. Quindi in sintesi, portali sì,
assolutamente. Utilizzateli bene per tenere traccia e conservare il cliente, quindi poi coccolare il cliente, e studiate bene il vostro prodotto e qual è il modo giusto per distribuirlo. Vai Danilo, a te. Io mi aggancio a quello che ha detto Karin, che condivido al 1000%, soprattutto quando dice che all'inizio, comunque, se io apro e ho bisogno di vendere, ma ho bisogno di fare tante cose, perché all'inizio c'è bisogno di tutto, e quindi ho bisogno di un aiuto per la distribuzione delle mie camere online, non posso arrivare all'estero con le mie forze. Sarebbe, avrei necessità di tanti, tanti soldi che normalmente non possiamo all'inizio dedicare a questo sforzo commerciale. Quindi i portali vanno assolutamente bene. Cos'è un portale? È come se fosse un vostro rappresentante, no? In qualche modo, che porta appunto la vostra immagine, la vostra struttura a casa delle persone attraverso il web. È evidente che non è un rappresentante monomandatario, è plurimandatario, quindi quando aprirà la sua brochure sul tavolo dell'immaginario cliente, farà vedere la vostra, ma anche altre strutture. Quindi il primo passo per utilizzare a vostro favore i portali e anche favorirli in qualche modo nella vendita, che poi è la vostra, nel vostro interesse, il nostro, è quello di curare gli annunci, perché le persone non comprano strutture, ma comprano annunci, quindi curare le foto, le descrizioni per quello che è possibile. E nel farlo in maniera furba, cioè incuriosire la persona sulla peculiarità della vostra struttura, cioè andare a cercare di trasmettere all'interno degli annunci la vostra identità. Presuppone naturalmente che uno abbia lavorato sulla propria identità. L'identità è ciò che ci differenzia da tutti gli altri. La ragione per cui le persone prenotano la mia struttura invece di un'altra attività. L'identità è legata al territorio, quindi deve essere qualcosa che si connette strettamente con il territorio, che è la ragione per cui la gente viaggia. La gente non viaggia per dormire in appartamento o in un bed and breakfast, viaggia per scoprire un territorio. L'identità è legata alla passione del gestore. Perché noi trascorriamo tanto tempo all'interno della struttura, per cui non possiamo fare come i grandi marchi che fanno degli studi di target. Questo ci vuole, ed è il terzo punto, ma il secondo forse è più importante. Una volta che abbiamo trovato qualcosa che lega la nostra struttura al territorio, allora deve piacere anche a noi, perché in questo modo saremo in grado di supportarla. Trasferisco la curiosità della mia identità sugli annunci dei portali. E dopo lavoro sul mio sito per esplodere quella curiosità e dare tutte le risposte che le persone poi andranno naturalmente a cercare sul nostro sito web proprietario. Chiudo dicendo che le attività di marketing, gli investimenti che noi facciamo per disintermediare dei portali, devono essere commisurati sempre alla nostra attività, quindi mai farsi illudere da una disintermediazione totale, ma tenere presente che se spendo più di quello che pago di commissione ai portali, forse ho qualche problema di bilancio a fine anno. Ok, grazie a Karin e Danilo. Quindi diciamo importante, come dicevate entrambi e Danilo sottolineava, in questo senso innovazione di prodotto, cioè mostrare come il proprio prodotto, quindi in questo caso la propria struttura, ha qualcosa di diverso, è innovativo e può offrire qualcosa di unico rispetto agli altri e quindi essere scelto. E quindi, come diceva giustamente Danilo, anche legato ovviamente al territorio. Quindi, secondo voi, in questo contesto, che importanza, che ruolo hanno le esperienze nel lavoro di un operatore extraalberghiero? Cioè, in che modo possono essere innovative e dare innovazione al prodotto extraalberghiero? Quindi fare quello che dicevi tu, io poi vado a raccontare tutta una serie di unicità, di chicche che mi offre anche il territorio. In questo senso le esperienze possono fare questo lavoro.
Vai Karin, a te la parola. Ah, sempre io, non vogliamo fare un po'. No, come piano. Volete, io per cavalleria lascio a te, ma se preferisci. No, vabbè, faccio io poi la prossima, ti lascio la prima, tanto okay. Io e Danilo siamo abbastanza. La prossima risponde Danilo. No, allora, beh, in questo caso veramente la persona giusta al momento giusto, nel senso che sia come Wonderful Italy, che abbiamo fatto di questo un po' il nostro fattore differenziante, nel senso noi siamo un property manager, ma in realtà siamo anche un tour operator, per cui noi vendiamo case autentiche, in posti autentici, ma anche experience. E per noi è un elemento fondamentale del nostro posizionamento, per cui che cosa riteniamo, perché l'experience? Perché, come dicevi tu all'inizio, e ormai non è nemmeno più un trend, è un fatto che il modo con cui si viaggia non è più scegliere tanto il posto, ma scegliere un interesse, un'esperienza che vuoi fare. Quindi si viaggia per motivi diversi. Si viaggia di più, spesso si ritorna nello stesso posto perché ci è piaciuto, proprio per fare un'esperienza diversa. Quindi il tema è esperienziale, è diventato fondamentalmente il motivo per cui i clienti ti scelgono. E l'ex alberghiero non è un caso che è cresciuto tanto parallelamente a questo trend del settore, perché è un modo per vivere il posto, e come appunto dicevi tu Rita all'inizio, l'experience è proprio anche come gestisci il cliente, parte da lì. Poi c'è tutto il discorso di avvicinarci delle activities, dei prodotti selezionati e tagliati. Qui un po' ce n'è tanto sul mercato, la differenza la fa spesso come lo proponi, a chi lo proponi. Se parliamo del business, per noi le experience sono fondamentali tendenzialmente per due motivi. Ovviamente fare un extra, diciamo, profit sul cliente, e va bene, ma principalmente per fare anche fidelizzazione, dare una qualità del nostro servizio diversa, memorabile. Quindi questi sono gli elementi, e ultimo non ultimo, per noi è un altro elemento l'experience per connettere i famosi dati che ci servono per profilare sempre meglio la nostra base clienti e per proporre le cose giuste al momento giusto. Su questo all'interno di Wonderful abbiamo lavorato tanto, quest'anno è ancora in corso proprio un progetto di profilazione dei clienti, perché nel momento in cui ti arriva una prenotazione, anche se ti arriva da canali, diciamo, intermediati, tu già sai quel cliente che capacità di spesa ha, se sono in due, sono una famiglia, sono una coppia, se stanno poco, se stanno tanto, e sulla base di questo puoi decidere che alla coppia gli proponi qualcosa diverso da quello che propone una famiglia. Quindi e questo è fondamentale per riuscire poi a portarsi a casa una conversione delle vendite, che è l'elemento per cui fai experience: qualità, extra profit e posizionamento. Quindi assolutamente experience ormai sono un elemento fondante nel momento in cui fai lavori nella promozione e la distribuzione di un territorio. Danilo, a te la parola. Beh, dal mio canto, che sono stato gestore, lo sono tuttora, quindi vivo dall'esterno, con un occhio esterno, ma anche con un occhio interno, da gestore appunto, l'experience e tutti quei servizi che il gestore può offrire ai propri clienti. Beh, quello che mi viene da mettere in risalto sono i due vantaggi che sicuramente la struttura extraalbergherà in relazione a questo mondo fatto di servizi, di esperienza, che difficilmente altri hanno. Mi spiego meglio. Quando noi abbiamo fatto tutto il lavoro per portarci il cliente a casa, la vendita di un'esperienza, la proposta di un'esperienza, è per noi quasi a costo zero, è molto vicino allo zero. E questa è una grande fortuna, perché a differenza nostra, per fare il profitto, anche lo stesso erogatore dell'esperienza ha necessità di ha dei costi fissi, variabili, costi che noi abbiamo già sostenuto nella nostra gestione. Quindi noi facciamo profitto con la gestione dell'attività e aggiungiamo profitto con la proposta di servizi ancillari, tra cui l'esperienza. Quindi questo deve essere molto
come dire, chiaro, perché a volte si dice quanto ci guadagno? 15 euro, facciamo un esempio, no? Ma quei 15 euro sono 100% guadagno, a differenza dei 100 euro magari della notte venduta, dove semmai il guadagno di quei 100 euro sono 10. Capite qual è? Cioè 10% di guadagno contro il 100%. Quindi facendo un po' di ragionamenti da questo punto di vista si capisce il primo vantaggio che abbiamo. Il secondo vantaggio deriva dal fatto che noi siamo in qualche modo, se lavoriamo bene su quello che si è detto prima, cioè sul nostro posizionamento, sul nostro legame con il territorio, facciamo capire in qualche modo che la nostra attività ha un senso, che le persone debbano soggiornare da noi, perché già questa è l'esperienza che può arricchire la loro vacanza e lo possiamo fare in tanti modi. E, se trasferiamo la nostra attività, la nostra identità attraverso la comunicazione, ecco che possiamo sfruttare il fatto che veniamo in qualche modo un passettino prima rispetto all'acquisto dell'esperienza. Il viaggio parte con spesso naturalmente la scelta della destinazione, il vettore, aereo, macchina, si sceglie come arrivare e poi si sceglie dove dormire. Dopo si incominciano a pianificare le esperienze. Ecco che noi siamo appena prima, no, della pianificazione reale di che cosa vado a fare poi durante la mia vacanza. Potremmo, se ci siamo posizionati bene, cogliere questa opportunità per anticipare in qualche modo la vendita di questa esperienza ai nostri clienti, creare quello che ha detto Karin, fidelizzazione, ma soprattutto evitare magari che a proporre quelle cose siano portali stranieri e quindi mantenere anche questo profitto in casa da reinvestire poi per il miglioramento del servizio stesso ai nostri clienti o nella nostra attività. Ecco, quest'ultima cosa molto interessante, riparto da te, così lasciamo il tempo a Karin di riflettere sulla risposta. Quindi l'importanza anche della, abbiamo parlato quindi di destinazioni di territori, quindi da una parte l'importanza della conoscenza del territorio, delle relazioni, della collaborazione, l'importanza della ricaduta, quindi anche del benessere. Sul territorio stesso, quindi questa forte relazione e collaborazione col territorio e l'impatto della conoscenza sul territorio, quanto sono importanti secondo voi e quanto è importante anche avere dei punti di riferimento territoriali proprio per creare questa connessione, questa collaborazione che poi fa sì che questo, diciamo, guadagno diventi benessere diffuso per tutta la comunità. Vai. Grazie per questa domanda, che secondo me è la domanda centrale, no, di tutto il nostro ragionamento. Quando si parla di turismo, abbiamo imparato nel settore extalberghiero che è molto di più rispetto all'offerta di un alloggio. Quando è arrivato Airbnb, si affittavano anche le case della nonna. Poi abbiamo capito che servivano le case, insomma, che fossero buone, ristrutturate. Poi siamo passati al 3.0, quando abbiamo capito che probabilmente sì, queste case erano tutte uguali, quindi perché dovrebbero scegliere la mia piuttosto che un'altra? Abbiamo iniziato a personalizzarle, a creare qualcosa che potesse trovare riscontro nell'esigenza di viaggio, no? Quindi quella famosa identità di cui parlavamo prima, dedicare gli immobili a famiglie piuttosto che coppie, piuttosto che viaggiatori business, oppure dare un tema all'alloggio che possa trovare riscontro, possa far vibrare un pochettino anche il nostro cliente, risuonare un pochettino con quello che vogliamo offrire, sempre legando al territorio, quindi ad esempio il vino piuttosto che la musica, ogni territorio ha le proprie caratteristiche. Ora siamo al 4.0. Cioè, dove abbiamo capito che la persona, certo, ha bisogno dell'alloggio, ma sicuramente ha bisogno di evadere. Il viaggio è un momento importante dove stacco dal lavoro, mi reco verso un territorio per scoprire quel territorio e contemporaneamente
evado dalla mia routine e quindi scopro anche me stesso. E quindi il nostro ruolo all'interno di questo concetto è molto più profondo rispetto che all'alloggio stesso. Devo entrare nell'idea che la persona ha scelto il mio territorio per delle ragioni specifiche. Queste ragioni derivano spesso dalla cultura, dalle tradizioni che ci sono nel mio territorio e che hanno attratto quella persona a visitare quel territorio piuttosto che tanti altri. Oggi, parliamoci chiaro, con il low cost io posso andare in tutta Europa almeno, no? Perché dovrei scegliere magari di andare in Salento? Ci sono delle ragioni ben specifiche. L'operatore, quando è in grado di individuare, di entrare in sinergia mentale inizialmente con queste ragioni vere del viaggio, ecco che gli si apre immediatamente la possibilità di collaborare con coloro che insieme a lui ha individuato il vero motivo per cui quella persona si reca in quel territorio. E da lì nascono le sinergie, perché non si sta più lavorando per affittare una stanza, ma si sta lavorando per offrire la migliore esperienza di viaggio al nostro turista, il quale sarà ben disposto di pagare anche 10-100 euro in più, perché magari quella è l'unica vacanza della sua vita e se noi riusciamo attraverso la nostra offerta a soddisfare quella è la sua legittima aspettativa, che è quella che abbiamo detto prima, possiamo aumentare anche il nostro ricavo con grande soddisfazione da una parte e dall'altra. Grazie Danilo e passiamo la parola a Karin. È una questione delicata questa, nel senso che da un lato è vero tutto quello che dice Danilo ed è esattamente così, nel senso che chiaramente lavorare con i territori significa creare un ecosistema che funziona, no? Quindi si parte dall'accommodation, che fondamentalmente è il primo elemento di un'esperienza di viaggio, lasciamo stare come ci arrivano, ok? Ha tutta una serie di altri pezzi che sono i servizi, gli eventi che ci sono sul territorio, quanto l'identità di quel territorio è in grado di comunicarsi ai visitatori, quindi è tutto un insieme che deve girare bene. L'ex alberghiero da questo punto di vista fa un po', se vuoi, insieme all'alberghiero, quelli che trainano la destinazione all'inizio, no? Perché sono quelli che portano evidentemente i flussi. Sull'altro pezzettino, che è l'esperienziale di cui stiamo parlando, c'è ancora un po' una serie di questioni da, secondo me, critiche che vanno piano piano superate. Ci stiamo arrivando, ma è un processo più lento rispetto, paradossalmente, alla voglia che ha il viaggiatore di trovarsi già un prodotto fatto, assemblato e che funzioni in maniera circolare. Perché? Perché c'è un discorso di professionalizzazione dei piccoli operatori che spesso fanno fatica, noi con Wonderful lo vediamo e ai li aiutiamo anche in questo, nel senso noi abbiamo un operatore bravissimo, ad esempio a Palermo, lui ama Palermo, ha la sua barca, ha iniziato a portare con noi i suoi viaggiatori, i nostri viaggiatori e anche altri ospiti in un aperitivo di vista Palermo, no? Raccontata da chi è nato a Palermo, chi la ama e chi la sceglie ogni giorno. Per cui ogni giorno lui da solo, indipendentemente se c'è gente, si fa il suo aperitivo in barca vista Palermo, ok? Questa è una cosa che arriva tantissimo, però quando devi un po' industrializzare, che è necessario, non è una brutta parola, perché industrializzare non significa necessariamente perdere identità, però significa, e questo anche Artes lo sa benissimo, no? Vedere che significa, quanto dura il tuo prodotto, ma in che orari lo fai partire, ma forse questo orario non va bene perché le persone non hanno tempo di fare check-in, che non possono partire nel tuo aperitivo, in barca, ok? Ma in che lingua lo fai? Quindi c'è tutto un discorso di anche come viene poi creato il prodotto che deve essere supportato da professionisti e poi c'è l'altro pezzo, nel senso, per esempio, a questa persona il business gli esplode in mano, ma la gestione Dicevamo un poi po' dei processi standardizzati, ecco. cioè nel momento in cui devi professionalizzarti e vuoi che questa destinazione funziona, perché un conto è se c'hai in alta stagione 7 persone al giorno, ma se questa è una cosa bella e tu la vuoi
moltiplicare, tu hai bisogno di processi standard, e soprattutto se fai quell'esperienza non puoi certo gestire le chiamate degli clienti che ti dicono domani a che ora ci vediamo o come ti pago. Per cui nella pratica c'è anche poi un tema di competenze anche digitali. Il digitale non significa necessariamente essere i guri dell'intelligenza artificiale o della blockchain, significa anche, perché molti operatori piccoli non sono nati digitali, essere in grado di avere strumenti base per poter iniziare un processo di standardizzazione. Quindi in realtà su questo c'è ancora, secondo me, molto da lavorare per riuscire a creare quella economia circolare in senso proprio di ecosistema che funziona. C'è l'accommodation, ci sono i piccoli operatori che danno autenticità, sì, ma sono anche in grado di crescere insieme alla destinazione. Spesso molte destinazioni si fermano proprio lì, perché non si è in grado di scalare, come si dice nel gergo delle startup, ok? Di processare più volumi in maniera organizzata. Per cui su questo mi sento di dire che c'è ancora molto da fare, e soprattutto, altro messaggio, se sei chi si occupa di property management, comunque chi fa il piccolo property, non può mettersi a fare esperienze, ho anche visto cose del genere, no? Quelli che dicono: io ci ho provato, questa roba non funziona. Sì, perché non è il tuo mestiere, cioè, perché se fai accoglienza e ti occupi di gestire la tua struttura, verosimilmente non ti puoi mettere a fare altri prodotti. Per cui anche lì affidatevi a persone che lo sanno fare, o comunque aiutate a crescere insieme, ok? Quindi collaborate, e laddove vedete un limite, anche la formazione e andare a parlare con chi lo sa fare è sempre cosa buona e giusta. Grazie Karin. Allora abbiamo ancora una nota, diciamo, di approfondimento, chiamiamola così, sull'esperienza che ha condiviso Karin, che condivido al 100% quando parliamo dei property manager. Certo. Diversa è la situazione magari dei piccoli operatori dell'ex alberghiero che per motivi vari non vogliono scalare, e quindi magari bisogna includere all'interno di questo sistema con altri modelli che vanno comunque sempre nella stessa direzione, la digitalizzazione e via dicendo. Spezzo una lancia perché spesso il problema è proprio questo, e dici o così oppure non ce la puoi fare. In realtà sono d'accordo con Karin quando dice che la strada, diciamo, non è proprio breve, bisogna fare un bel percorso, e dopo tutti insieme sicuramente riusciremo a fare questo, a valorizzare i nostri territori. Sì. Allora, rimangono una decina di minuti e io vorrei lasciare un 5 minuti a testa per fare un po', come dire, un riepilogo, e anche lanciare un po', come dire, un po' di indicazioni su come superare questa crisi, come speriamo, cosa pensiamo che si possa fare. Quindi, da una parte, molto rapidamente, quali sono secondo voi le caratteristiche che una struttura extraalberghiera deve, diciamo, possedere o comunque deve acquisire per poter essere in grado quindi poi di fare tutto quello che ci siamo detti, cioè relazionarsi col territorio, creare esperienze, posizionarsi in maniera adeguata e tutto quello che abbiamo detto. E quindi quali sono anche i passi da fare per chi vuole investire questo tempo di stallo, perché così siamo in un tempo di stallo, per fare tutte quelle cose che possono aiutarci a superare la crisi. Quindi diamo un po', ecco, facciamo un po' un riepilogo di tutto questo, e chi vuole cominciare, lascio a voi la scelta. Io faccio chiudere a Danilo, che è sicuramente un oratore migliore di me e quindi ci fa sognare sempre. Allora, io invece sono più spartana, lo so, è sempre stato così. Allora, è pratica, quindi vado per punti, nel senso che se oggi fossi un operatore extraalberghiero che ha tempo da dedicare per rivedere un po' la propria organizzazione, quello che farei sarebbe: mi studierei i clienti che ho avuto. Quindi studiare i clienti significa chi sono, piccoli, grandi, vecchi, stranieri, italiani, viaggiano in coppia, in gruppo, sono donne sole, quindi chi sono stati i miei clienti, da dove sono arrivati.
e quindi mi vado a studiare qual è il canale che ha performato meglio. Mi vado a studiare i competitor, quindi vado a vedere gli altri miei vicini di casa che magari hanno recensioni più alte, perché, e quindi vado anche a vedere il mio prodotto come è posizionato, mi mancano dei servizi, ho risposto tardi, ho un problema nel qualsiasi cosa essa di tipo operativo. Fatta questa parte di studio e analisi, che è sempre, almeno io sono una piccola ingegnera nerd, quindi mi diverto, inizia la parte di come la miglioro, quindi inizio a capire dove devo intervenire sui processi, come faccio magari a strutturare un processo di accoglienza più esperienziale, che significa appunto dal messaggio che gli mando a cosa gli dico, e poi posso anche iniziare a studiare sulla base di quelli che sono i miei clienti che cosa gli potrei proporre, e a quel punto mi giro fuori dalla porta e vedo cosa c'è, chi è che lavora bene dal punto di vista esperienziale e ha dei prodotti in linea con quello che potrebbe piacere al mio cliente, e quindi vado a fare scouting di partner per iniziare a strutturare un processo di vendita a 360 gradi del territorio, che non è solo l'esperienza in barca, anche il ristoratore vicino, magari la colazione come la faccio io non funziona e a fianco la pasticceria più bella di Ortigia, quindi studiare dei modi per raccontare meglio il proprio prodotto anche attraverso gli altri del territorio, quindi io farei, e soprattutto dati, trovate il modo di immagazzinare i dati dei vostri clienti per essere sempre in grado in qualsiasi momento, COVID o non COVID, di studiare chi sono stati e capire come porsi. Grazie Karin, allora facciamo chiudere a Danilo. Consigli ce ne sarebbero tantissimi. Con la community Vivere di Turismo ci stiamo confrontando da marzo e devo dire che effettivamente l'azione, i suggerimenti che ha dato Karin ad esempio, che possono apparire, come dire, che vanno bene sempre, no? Perché tu sempre dovresti, però effettivamente non abbiamo mai tempo, quindi facendoli adesso troviamo, e questo l'abbiamo già visto a luglio e agosto, ci troviamo in vantaggio rispetto a chi è immobile davanti alla paura e all'incertezza. Quindi assolutamente tutte le cose che in qualche modo abbiamo messo da parte nel tempo, sapevamo di dover fare ma non avevamo la possibilità, il tempo, la concentrazione, i contatti, gli strumenti, ecco, questo è un momento magico da sfruttare, che non tornerà, non avremo un altro momento. Auguriamo anche che non torni. Speriamo che non torni, sinceramente. Il concetto gira intorno al fatto che questo settore ha fatto, il settore ex alberghiero, ha fatto veramente bene finora. Si è dimostrato anche molto più flessibile ed elastico alla crisi. Siamo stati i primi a riaprire e lo saremo nuovamente una volta che ripartirà il turismo, quindi porteremo immediatamente delle iniezioni di fiducia, benessere e anche economia nei vari territori, e di questo vorrei che, insomma, fossimo un po' tutti consapevoli, parlo soprattutto ai gestori, perché vanno, secondo me vanno già bene come sono. Tutte le attività che sono nate e cresciute in questi anni hanno attinto, diciamo, a capitali immobiliari, capitali propri, hanno creduto nel turismo, si sono lanciati, hanno investito, spesso magari venendo da tutt'altro settore, e quello che hanno fatto va già assolutamente bene. Ecco che nell'insieme delle persone che operano in questo settore c'è sicuramente la persona che dice sì, ma io voglio fare di più, lo sento, ed è anche una cosa evidente, possiamo, l'Italia forse si esprime all'un per mille della sua potenzialità, quindi capisco bene le persone che si vorrebbero fare di più. Dal canto nostro, come scuola, abbiamo creato un metodo basato su 7 step, che parte dalla leadership personale, cioè la capacità di scegliere e di unire un pochettino la propria mission alla mission del territorio, per fare in modo che sia una cosa naturale il crescere, che nonostante gli ostacoli si abbia sempre quella motivazione per superarli. Poi l'identità, la gestione finanziaria, importantissima, la valorizzazione immobiliare, quindi la scelta degli immobili che hanno senso, che ha senso ristrutturare, acquistare, gestire nell'ottica di un'azienda, di un'attività che opera nel turismo. Da lì il marketing, con la comunicazione del prodotto, la gestione tariffaria, che fa tutta la differenza tra il guadagnare e non guadagnare,
il revenue management per intenderci. E l'ultimo step, su quale però tutti sono concentrati di solito, l'operation. Un metodo, quindi questo, che aiuta un pochettino a bilanciare gli sforzi all'interno della propria attività. Ed è importante adottare un metodo, partire da qualcosa che funziona per costruire un qualcosa che possa a sua volta funzionare. Una volta che si hanno le basi, poi ognuno può esprimere la propria potenzialità e inserire il proprio talento. Quello che suggerisco è quindi andare a individuare persone che hanno già individuato delle soluzioni ai problemi che uno desidera superare. Nel nostro caso facciamo questo per le attività extraalberghiere. Nel caso del turismo esperienziale esiste Artes, che ha anche a sua volta sviluppato dei metodi di successo testati sul campo e che può offrire una formazione proprio concreta per partire, non per immaginare, ma per fare direttamente. Oppure esistono tanti libri. Nel caso nostro sempre abbiamo lanciato la collana Bed & Business con manuali pratici per operare nel settore extraalberghiero. La cosa importante è capire che noi possiamo fare tanto, ma non dobbiamo ogni volta inventarci l'acqua calda. Possiamo partire da ciò che è stato affrontato e risolto da altre persone per poi andare a creare, a portare il nostro valore aggiunto, che è tantissimo, nel nostro territorio. Ma che se non risolviamo i problemi a monte, se non capiamo che la nostra attività è un'attività e quindi avrà tutte le problematiche di un'attività e non le risolviamo a monte, non potremo mai dedicare il giusto tempo allo sviluppo delle collaborazioni con i nostri partner, alla proposta di turismo esperienziale, anche a noi stessi, perché alla fine non abbiamo mai tempo, siamo sempre affogati nell'attività e quindi non riusciamo a trovare il giusto equilibrio tra tempo personale, tempo privato, diciamo, e vita lavorativa. Quello che dico sempre ai miei studenti è: prima di accogliere i turisti, impariamo ad accogliere i nostri sogni, perché se riusciamo a soddisfare quelli, allora saremo ancora più felici di accogliere i nostri turisti. Grazie Danilo, quindi riepilogando quello che ci dicevamo, collaborazione fondamentale, sfruttare questo momento per cercare di collaborare, per capire anche quali sono i propri limiti o che cosa si può migliorare attingendo dagli altri, creare le relazioni che, anche se sappiamo quanto è difficile in questo momento perché siamo lontani e abbiamo solo i mezzi digitali, ma ecco che anche lì l'innovazione digitale ci può aiutare nelle relazioni, perché le relazioni che creiamo oggi ci potranno servire domani a superare delle difficoltà. E poi, come dicevamo, molto importante, quindi innovare i processi, cioè capire dove magari il proprio processo non funziona o semplicemente ha un passaggio che ci manca perché non lo abbiamo mai affrontato, non abbiamo mai avuto il tempo di approfondirlo per tanti motivi, e lavorare su quel processo. Quindi quindi poi ovviamente sul nostro prodotto, quindi che sia l'esperienza, che sia la struttura ricettiva, che sia anche la nostra stessa accoglienza, quindi il prodotto inteso in senso lato. Allora, io vi ringrazio tantissimo per questo intervento, Karin e Danilo, vi auguro un buon pomeriggio. Karin, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo ringraziare voi per l'organizzazione, per la resilienza nonostante il momento di aver voluto. Grazie. Karin, per quanto state vicini agli operatori in tutte le loro forme, insomma, così come anche il TTG è stato, almeno per quanto mi riguarda, un bel momento, così come adesso c'è anche un altro evento che si chiama United sull'extraalberghiero. Io supporto, sostengo il più possibile chi in questo momento sta continuando a con ottimismo, resilienza e anche con tanta, diciamo, visione a investire sul nostro settore, per cui era un ringraziamento e un incoraggiamento. Grazie a voi per le stesse. Grazie per l'invito e buon pomeriggio. Saluto anche tutti i nostri partecipanti, quindi chiunque vuole rivedere le puntate può ritrovarle caricate su progettoartes.it. Saluto tutti, vi ringrazio tantissimo e alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao.
Thank you.